In realtà è stato un percorso molto naturale e anche di entusiasmo. E una volta che nostro figlio, che ha quasi 2 anni, siamo usciti dall'ospedale dopo insomma, una prima esperienza medica, quindi siamo stati seguiti all'inizio all'ospedale di Sant'Orso dell'Alto Vicentino e poi indirizzati nell'azienda ospedaliera di Padova, dove ci hanno comunque trattati e seguiti in una maniera eccellente. E tornati a casa abbiamo sentito la necessità di confrontarci, di cercare qualcuno che avesse avuto lo stesso vissuto ed esperienza. E essendo così rara, sapevamo che nel circondario, nella nostra provincia, non c'erano casi di questo tipo. E mio marito, che è più informatizzato, fece una ricerca banalmente su Facebook, dove abbiamo incontrato Romina, la mamma di Angie, un'altra famiglia delle Marche in questo caso, una mamma che 10 anni fa aprì questa pagina proprio con l'intento di fare rete e conoscere altri genitori e altre persone che avessero la stessa esperienza. Non nego che questa telefonata è stata per noi l'inizio di tutto, ci si è creato un'energia, un entusiasmo solo a voce. E oltre che a tante rassicurazioni su quella che avendo una bambina molto più grande, e per la prima volta tra mamme ho sentito quella fiducia e quella libertà che non trovavo con nessuno, perché nessuno fino a quel momento poteva essere il mio specchio su questa vicenda. E da lì abbiamo detto dobbiamo assolutamente fare qualcosa per creare questa rete. Ci siamo domandati quante famiglie potessero esserci e quale poteva essere il punto di inizio. E da lì poi mio marito è stato poi il promotore concreto di tutto. La grossa criticità che abbiamo riscontrato nell'organizzare l'evento è stato sicuramente quello di arrivare alle famiglie, arrivare con il messaggio che c'era un evento, c'era qualcosa di nuovo e siamo andati fondamentalmente attraverso i mezzi di comunicazione pubblici, ossia internet e i social network. Quindi per prima cosa abbiamo costituito un sito, creato un sito, e poi ci siamo appoggiati alla pagina Facebook dell'acidosi tubolare renale distale e insieme ai medici e l'aiuto soprattutto dei reparti di pediatria coinvolti nell'evento siamo riusciti a coinvolgere quante più famiglie possibili. In questo ci ha dato una grossa mano anche la Rete del Mare e la Sinepe, che ha fatto appunto una comunicazione capillare nel territorio, e questo ha fatto sì insomma che oggi le persone sedute a questo convegno fossero un'ottantina, un numero dal mio punto di vista parecchio interessante, un'ottima spinta per guardare al futuro insomma, in modo concreto e avendo molta voglia di pensare a come poterlo fare meglio l'anno prossimo e per la prossima edizione. Beh, io penso che questo sia stato solo il punto di inizio. Da qui, soprattutto a cena o a pranzo, si intrecciano relazioni che sono convinto che porteranno distanti. E, come ho detto prima, questo è solamente l'inizio, questo è solo il primo grande evento su questa malattia così sconosciuta. E, quello che mi ha dato e ci dà molta forza è vedere che in sala c'erano anche pediatri, c'erano medici, c'erano infermieri delle pediatrie che in realtà oggi magari era il loro giorno di riposo, eppure hanno deciso di spendere il loro tempo con noi perché ci tengono, perché tengono i nostri bambini. Quindi il futuro lo vedo di condivisione, ecco, se dovessi utilizzare un termine, un aggettivo.